Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi andiamo a parlare di Elden Ring ancora e andiamo a vedere delle recensioni degli utenti date su Metacritic. Quindi ho parecchia paura perché sapete che i fan di From sono molto agguerriti, cioè non sono dei nazisti per carità. Ci sono dei fan di From anche molto equilibrati e pacifici, solo che io non ne ho mai conosciuto alcuno purtroppo, quindi diciamo che ho un po' paura. Detto questo, prima di iniziare, piccola premessa, il voto che vedete in miniatura sarà diverso da quello che vedremo qui, semplicemente perché l'ho fatta prima la miniatura di registrare il video, così come quando uscirà questo video potrebbe essere cambiato un po' il voto, la media voto degli utenti, quindi questo perché cambia spesso in base alle recensioni costanti, quindi ci tenevo a sottolinearlo. Come sempre vi invito anche ad iscrivervi al canale perché la maggior parte di voi che guardate i miei video ancora non siete iscritti al canale e buttiamoci subito nel leggere qualche recensione. Ok ragazzi, allora come potete vedere il punteggio in questo momento utente, la media è di 5. Quindi se noi però andiamo ad aprire, vediamo che i punteggi medi, insomma, quindi quelli nella media, sono pochissimi. La maggior parte si dividono tra punteggi molto positivi e punteggi molto negativi. Noi chiaramente andremo a leggere quelli negativi in questo caso. Allora, partiamo da quelli che hanno più like, ecco. Partiamo da questo voto 0. Allora, grandissimi problemi di stuttering e non c'è supporto all'ultra wide, scritto in maiuscolo. Queste sono delle cose, diciamo, che per me sono troppo importanti, dice quest'utente. Allora, io voglio anche commentarle brevemente perché posso, cioè, devono essere uno spunto per dire quali secondo me sono critiche costruttive e quali no. Sono problemi reali questi che vengono descritti. È chiaro che poi da qui a dare il voto zero io non sono totalmente d'accordo, però voglio commentare non tanto il voto quanto la recensione, ok? Il commento. Il supporto all'ultra wide, secondo me, nel 2022 per titoli AAA come Elden Ring è la base. Cioè, ci sono ormai tantissimi utenti PC e tantissimi utenti PC utilizzano monitor ultra wide, quindi con risoluzioni ultra wide, con formati diversi dal tipico 16 noni, quindi 21 noni e 32 noni. Secondo me, cioè, ad oggi veramente capisco per molti titoli indie che può essere difficile sviluppare anche per quest'altro tipo di risoluzione, ma per i titoli AAA non può essere diversamente, quindi sono totalmente d'accordo, così come i problemi di stuttering. Qua stiamo analizzando la versione PC, mi raccomando, non le versioni console. Ci sono tantissimi problemi di stuttering e quindi non posso che essere d'accordo con il commento. Una performance imbarazzante del gioco, quindi è graficamente e non artisticamente è un gioco mediocre. Quindi qua viene specificato che il problema è grafico e non artistico e sono totalmente d'accordo. Qua appunto viene anche specificato che non si parla dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista prettamente grafico, è un gioco mediocre. E purtroppo è vero perché ci si aspettava di più in questo caso da From. Non si può utilizzare sempre la giustificazione che From ha sempre avuto problemi dal punto di vista grafico, perché cioè una casa come From che ha fatto uscire capolavori come i Souls, come Sekiro, come Bloodborne, cioè non può non migliorare anche da questo punto di vista. Sono un fan dei Souls da tanto tempo. Mi piace il gioco in sé. Ma non raccomanderei di comprarlo. Il gioco si sa che ha dei grandi problemi di performance nel suo stesso motore grafico e non ci sono stati purtroppo grossi e significativi miglioramenti. Questo affligge le console come anche il PC, la versione PC, anche se il PC, qua vediamo la traduzione, sembra avere i risultati più vari. Perché ci sono tantissimi cali di frame rate, anche dei freeze di oltre 10 secondi, indipendentemente dalle impostazioni grafiche o dalla potenza dell'hardware utilizzato. Fortunatamente questi problemi erano noti tramite la pre-release e non sono stati risolti. Così com'è, questo è un prodotto difettoso. Gli acquirenti stiano attenti, insomma.
Cosa vogliamo dire? Prodotto difettoso? Difficile da dire. Qua, ripeto, si parla sempre della versione PC. La versione console ha avuto meno problemi, però comunque dei cali di frame rate e i freeze così evidenti rendono un prodotto difettoso. Cioè, se noi non abbiamo giustificato e non abbiamo, come dire, perdonato i troppi problemi che aveva Cyberpunk, che lo rendeva quasi totalmente rotto all'uscita, non dobbiamo e non possiamo nemmeno giustificare i problemi che ha il Ring, che sono troppo evidenti dal punto di vista tecnico. Cioè, qua non si parla di un calo di frame rate ogni tot di 5-10 fps, qua si parla veramente di freeze importanti, di cali di frame rate continui. E appunto il problema è che non dipendono dalle impostazioni grafiche o dall'hardware. Cioè, questo anche a dettaglio grafico basso è una condizione che purtroppo il gioco è uscito così, con questi problemi, e non sono stati migliorati nonostante nella pre-release già ci fossero, il che la dice tutta sul lavoro di ottimizzazione che non è stato fatto da parte di From. Un porting della versione console senza nessuno sforzo né cura. È sbagliato che ci sia un lock a 60 fps, perché su PC effettivamente anche io lo reputo incredibilmente sbagliato, come il non supporto all'ultra wide di cui già abbiamo discusso. Non c'è l'opzione per disabilitare il V-Sync, non c'è il supporto ai 144 Hz, ai monitor 144 Hz, ha una cattiva performance, problemi di stuttering, un supporto al controllo povero, quindi non eccellente, è vergognoso. La prima cosa che ho pensato quando ho messo le mani su Elden Ring per provarlo, e soprattutto quando poi ho sentito di tutti questi vari problemi, è stato: questo sembra effettivamente un porting della versione console. Cioè, è stata sviluppata la versione console e poi è stato detto portiamola così com'è su PC. E questo è palese, ma perché il lock a 60 fps lo rende proprio palese. Cioè, il lock a 60 fps è normale su console di nuova generazione, che in modalità performance vanno a 60 fps stabili, ma non su PC, in cui per PC di fascia alta, come ce l'ho io, come ce lo possono avere tante persone, si pretende che se tu hai fatto una spesa, hai investito per giocare al top, non hai un frame rate bloccato a 60 fps. Ma andiamo avanti. Allora, Ubisoft ha bisogno di innovare, ma quando è il gioco Souls, allora l'innovazione è sopravvalutata. Va bene che abbia i peggiori controlli di tutti i tempi, va bene che abbia una grafica del 2014, va bene che la migliore ipocrisia che abbia mai visto. Sono d'accordo, Far Cry 6 è estremamente obsoleto, ma lo è anche il The Ring. Stesse animazioni, controlli peggiori di qualsiasi gioco Ubisoft. Se From non innova e ottiene 97 su Metacritic, perché pensi che Ubisoft si preoccuperebbe di innovare a questo punto? Anche se ci provano, questi ipocriti continuano a sparargli addosso e lodano questa spazzatura incompiuta, cioè Elden Ring, come la prossima generazione di giochi open world. Il gioco sta morendo, e che tu ci creda o no, non è grazie a Ubisoft. Sta morendo grazie a giochi come Elden Ring e Cyberpunk 2077, entrambi sovrastimati, entrambi sottopubblicati. Qua c'è andato giù pesante il nostro utente che ha dato 1, quindi non 0, ma 1. Allora, io ho sempre condiviso la critica su Ubisoft, alla quale fa riferimento questo utente, al fatto che Ubisoft dovrebbe rinnovare con i suoi open world. Quindi qua dice che il videogioco sta morendo grazie a prodotti come Elden Ring e Cyberpunk, e non grazie ai prodotti di Ubisoft. E questo non credo sia vero, perché Cyberpunk 2077 ed Elden Ring hanno posto un'asticella come open world parecchio alta. Il problema è che forse l'hanno posta troppo alta. Forse CD Projekt e From non hanno le capacità per lavorare su quei generi che hanno fatto. Quindi forse From non sa fare gli open world, forse CD Projekt non sa fare i giochi di ruolo in prima persona. Ma parlo da un punto di vista tecnico, ragazzi, tecnico, mi raccomando, non di design, perché il level design, l'open world in senso di gameplay che ha costruito From con Elden Ring sembra essere fantastico, quindi non fraintendetemi, parlo dal punto di vista tecnico. Forse non è capace
dal punto di vista tecnico a quindi accompagnare alla componente di game design, di level design, di componente di art design, quindi componente artistica, non ha abbastanza talenti interni per produrre tecnicamente quello che da tutti gli altri punti di vista è fantastico. Sono d'accordo sul fatto che a From spesso le facciano passare tutte e a CD Projekt non gliel'hanno fatta passare, cioè la critica sì, ma poi se ne è resa conto anche la critica di aver magari un po' esagerato con i voti perché non si potevano far passare inosservati certi problemi tecnici. E From si fa passare tutto, ragazzi, questa cosa non va bene, perché io come critico Ubisoft per fare sempre lo stesso open world identico, e quindi mi riferisco a questo commento, non posso che criticare anche Elden Ring se ha dei problemi tecnici così gravi. Allora ragazzi, leggiamo questo perché questo è un non parla soltanto dell'aspetto tecnico. Allora, il design deludentemente amatoriale del mondo aperto mi sembra di vedere qualcosa del 2013. Allora, qua devo dire che mi trovo in disaccordo. Dal punto di vista grafico può sembrare un po' arretrato, sono d'accordo, però non mi sembra del 2013, ecco. Cioè, io credo che grazie anche all'impatto artistico e al lavoro artistico, cioè l'impatto iniziale quando tu ti trovi nel mondo di Elden Ring, cioè è tutto bello da vedere, è tutto bello. Io credo che il problema sia prettamente tecnico, quindi dal punto di vista della visione d'insieme, secondo me funziona Elden Ring. Ok, leggiamo adesso questo voto 4, perché se abbiamo letto, diciamo, tanti voti 0 e 1, voglio leggere anche un voto 4 che mi sembra più onesto. Vediamo cosa dice un voto 4. Allora, Elden Ring secondo me è un gioco da 9 su 10 se tutto funziona come previsto, ma il gioco è estremamente, scarsamente ottimizzato su PC, non è nemmeno più divertente. È un gioco Souls e devi affrontare continui cali di frame, inaccettabile, il che mi fa valutare il gioco 6 su 10. Se guardiamo alla storia, i giochi From Software sono famosi per i terribili porting per PC. L'azienda non impara dai propri errori. E quindi qua gli dà un meno 1, che arriva quindi il voto a 5. Un ulteriore meno 1 è perché gli sviluppatori, gli editori conoscevano molto bene i problemi, ma hanno comunque deciso di spedirlo e quindi di farlo uscire in tale stato. I media a pagamento che danno questo 10 su 10 sono uno scherzo e mi dispiace per le persone che prendono sul serio le loro opinioni. Ma ragazzi, questo è un bello spunto di riflessione, perché questo utente dà un voto pari a 9 su 10 al gioco in sé, che visti i problemi che ha su PC cala a 6 su 10, il che lo reputo quasi onesto, potrei dire forse 7 su 10, ma perché veramente ragazzi i problemi tecnici sono troppi per essere ignorati. From Software non impara dai suoi errori ed è quello che vi dicevo all'inizio, continua a non investire nell'aspetto tecnico perché sa che tanto i fan dei Souls, i fan di From continueranno a lodarla qualunque cosa sbaglia. E questo è il grande problema, perché i fan di From non capiscono che criticando anche loro magari avrebbero il prodotto From tipico ma con una componente grafica e tecnica a livello del suo splendore artistico e di gameplay. Non posso che approvare. Poi secondo me il 4 su 10 chiaramente è forte, perché io non commento nemmeno gli 0 e gli 1 come voti, perché è chiaro che sono voti di protesta e non realistici. Il 4 su 10 invece lo posso reputare a tutti gli effetti un voto realistico per questa persona. È motivato, è veramente motivato. Cioè questo è un bellissimo commento che condivido in pieno. Io vorrei sapere però cosa ne pensate voi in un commento, quindi mi raccomando commentate nel box commenti che è tutto vostro e magari parliamone insieme. Io vi invito come sempre a lasciare un like ed iscrivervi al canale, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!